Ed ora, ragazzi, Largo e Digimon, entriamo nel paese delle meraviglie Gig. Prego, Ettore. Millie, i ragazzi sanno già tutto, perché Digimon sono un mondo fatto di sfide e tantissimi eroi, proprio come quelli del cartone animato. E poi ci sono le straordinarie Digimon Battle Cards. Sì, le Battle Cards sono tantissime, tutte da collezionare. E poi hanno una qualità veramente speciale, ci si può giocare con gli amici. Certo. Allora, dai, Ettore, gioca la tua carta. Io gioco Agumon. E io mi gioco Gabumon. Con la carta speciale vinco tutto. E intanto, grazie alla carta di espansione, continuo la mia collezione delle Digimon Battle Cards. Ma adesso occorre un tocco di femminilità. E così posso introdurre le bambine nel mondo di Bimbo e Bimba Dolceamore, che da oggi hanno un fratellino davvero birichino. È Bimbo Cucù. A Bimbo piace giocare. Nascondino. Sorpresa. Qualche volta dice sì. E qualche volta dice no. Ma soprattutto parla davvero. Sono Bimbo Cucù. Che tenero. Ciao, ciao. Ciao a te, Bimbo Cucù. Sei proprio un amore. E quella che cos'è, Ettore? Sono venuto di corsa per guidare la rossa, il mitico radiocomando Gignico. Guarda, la rossa Gignico è straordinaria, potente, veloce, grazie il terreno con le sue ruote scolpite. E poi guarda che linea. Eh sì, è veramente aerodinamica. Meglio non correre troppo, altrimenti Unità 112 e Pantera 113 partono all'inseguimento. Non ti preoccupare, perché anche Unità 112 e Pantera 113 sono radiocomandi Gignico, numeri uno nel mondo. Sai che ti dico? Digimon, Bimbo Cucù, i radiocomandi Gignico, quanti bei regali Gig per Natale? Tantissimi. E io intanto vado a vedere Video Giocando, il videocatalogo con i giocattoli Gig e giochi preziosi. Sì, e ricordate che Videogiocando lo troverete in tutti i negozi giocheria Amico Gio e Toy Center e in tutti i migliori negozi di giocattoli. Certo. Ciao. Ciao.